A causa del maltempo dei giorni scorsi è previsto poco traffico sul litorale pesarese durante il weekend di Pasqua. Per trascorrere qualche ora al mare bisognerà attendere settimana prossima, quando si verificherà, secondo gli esperti, un aumento importante delle temperature. Nonostante il clima rigido degli ultimi giorni, i gestori degli stabilimenti balneari si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato i consueti lavori di ristrutturazione in vista della bella stagione. Ci sono da fare, come vedete, dei lavori di manutenzione alle cabine ogni anno, bisogna pulire l'arenile. Poi noi, siccome siamo una spiaggia, diciamo, sotto erosione molto piccola, a fine stagione riempiamo quei sacchi con circa 2 tonnellate di sabbia, quindi domani o dopodomani dovrebbe venire la ruspa per svuotare i sacchi. Cerchiamo di fare in modo che per Pasqua l'aspetto sia di una spiaggia già pronta per partire, anche se quest'anno con questo freddo a Pasqua non sarà nessuno aperto perché non si sta. Ecco, invece per l'estate com'è il bilancio? Ci sono già diverse prenotazioni? Per l'estate le prenotazioni ci sarebbero. Diciamo, dalla pandemia in poi ci siamo trovati nella situazione di difficoltà perché si sono ridotti parecchio i posti a disposizione, e tra i posti che dobbiamo tenere riservati in qualche modo per l'hotel che abbiamo in convenzione e gli stagionali vecchi che avevamo, è fatica prenotare persone in più. Perché poi non sai mai cosa fa il mare. Ci è già capitato, per esempio, l'anno scorso e 2 anni fa che siamo stati in grossa difficoltà, per quasi tutta la stagione perché avevamo il mare che arrivava quasi sotto gli ombrelloni. Parte il tempo, si vede, col cappello di lana, diciamo in un periodo un po' non proprio consono alla stagione. Come sempre, con i soliti problemi dell'erosione, con gli interventi tampone che faranno con il rifacimento, per il resto è sempre la stessa cosa. Qual è la previsione in vista dell'estate? Come sono i numeri? No, l'estate secondo me la gente ha voglia di divertirsi, c'è gente che telefona, prenota, ha voglia di sole, quindi in pratica quello non è un problema, perché tutti gli anni dopo la pandemia siamo in crescita. Il problema è l'erosione, se dicono che veramente questi famosi ghiacciai si sciolgono per caduta libera, per i vasi comunicanti, l'acqua dovrebbe arrivare anche qua. Per Pasqua resterete chiusi invece. Sì, no, qui diciamo che qui siamo tutte famiglie. Non sono spiagge come Riccione, Rimini, facciamo una politica più che apriremo verso la fine di maggio, metà maggio, ecco. Se no non è un turismo di gioventù, un turismo più per famiglie. Un clima di euforia, ma col freno a mano tirato a causa dell'incubo asta delle concessioni per la direttiva Bolkestein. L'argomento, ormai al centro del dibattito da diverso tempo, interessa parecchio ai gestori degli stabilimenti balneari che si ritroveranno con una concessione scaduta e messa a gara al termine dell'anno. Qualsiasi cosa succeda, l'importante è che decidano, perché questa impasse genera pochi investimenti, gente che non cambia attrezzatura nuova perché non si sa che fine facciamo. Quindi in pratica adesso il 20 di aprile mi sembra ci sia una sentenza molto importante della Corte Europea che deciderà appunto su un ricorso del TAR italiano. Quella sarà la sentenza definitiva che deciderà appunto se andranno all'asta o se si potrà riprorogare per qualche anno. Quindi la Bolkestein è importante perché sblocca tutti gli investimenti che sono fermi. A me sembra proprio una questione incredibile. Adesso anche l'Europa si sta accorgendo che la Bolkestein è una direttiva sui servizi e noi abbiamo in concessione dei beni, non dei servizi. Cioè noi diamo alla gente dei servizi, ma abbiamo in concessione un bene. Quindi, secondo me, l'applicazione della Bolkestein per le spiagge non dovrebbe proprio esserci perché non è il suo ambito.